ok, sì. Sì, un cercatore mi sembra insomma, una cosa che maggiormente mi somigli come sostantivo, insomma, perché mi sembra di non essermi mai fermato nella ricerca di qualcosa, di situazioni, di persone, di cose, di emozioni, ovviamente, di sperimentare. Parliamo appunto di creatività, cioè tutte le bellissime cose che hai detto, forse il minimo comune denominatore è sicuramente la creatività, e quindi ho cercato diciamo di capire quale fosse la strada che maggiormente mi veniva facile, insomma, mi veniva meglio. Mi Ok, sentite? Sì, sì. perfetto. Allora, in un'intervista recente che è stata fatta in una serata qui a Libriamo Tutti, che hanno fatto con il cofondatore di Quinta di Copertina nelle scorse settimane, alla domanda quale libro più degli altri ti sei affezionato, il protagonista di questa intervista risponde: in letteratura non è prevista la monogamia. Secondo te? Sì, spesso sono d'accordo, in letteratura non è prevista la monogamia, è anzi un territorio che si presta benissimo a flirt, a cotte improvvise, cui conseguono delusioni cocenti, sì, sono completamente d'accordo, ma anche nel ricordo, anche la memoria è fluttuante, insomma, quello che può essere valido. In un anno eventualmente potrebbe perdere di peso, di spessore anche l'anno dopo, per cui sì, sono d'accordo. Perfetto, parliamo delle tue microbiografie che però sono molto pregne, che sono alla fine dei tuoi libri, no? C'è scritto Sì. autore, sceneggiatore, scrittore, organizzatore, formatore e poi io so anche che tu sei anche padre e anche marito. E poi Certo. corri anche, domanda, ma quando trovi il tempo di scrivere? Allora, scrivere si scrive quasi sempre di notte, che insomma potrebbe sembrare un atteggiamento romantico, ma in realtà non c'è nulla di romantico, non verrebbe anche meglio scrivere a mezzogiorno, con grande tranquillità. Però diciamo appunto che tutto l'elenco delle cose che hai fatto, diciamo, non stanno tutte in una giornata, magari certi giorni non è proprio tutto così, però in effetti l'ora per scrivere in realtà è davvero quella che va dalle 4 alle 6 e mezza, insomma. Quindi indubbiamente nell'arco della giornata tolgo un po' di tempo al sonno, poi è anche facile, devo dire. È un po' seguo, cerco di seguire insomma le storie, i personaggi che si bussano, diciamo così, per usare un'immagine di Randigliana, che bussano alla porta e li apro prima dell'alba, diciamo così. Ok, e Approfitto un attimo, scusa, che ti fermo un collega perché non l'ho detto prima, tanto per dare ordine poi alla serata, tu porti avanti naturalmente la tenuta, poi ogni tanto ci fermiamo per dare spazio alle domande delle persone che sono qui o alle persone che sono via web. Io ho messo il nostro, la nostra manina, quella che serve per prenotarsi, quindi chi vuole prendere l'indica, basta che ci clicchi sopra e fa qualche minuto poi ti fermerai. E faremo spazio anche a questo intervento. Ok, facciamo un'altra domanda e poi dopo ci fermiamo. Allora, parliamo di, cioè abbiamo detto che appunto tu scrivi di notte e parliamo della tua scrittura. Molti autori che sono conosciuti e meno conosciuti sostengono che la scrittura è un esercizio da praticare giornalmente con molto cipiglio. Alcuni sostengono addirittura che praticarla giornalmente con il fare dell'impiegato, cioè quello di sedersi a tavolino rigorosamente dalle alle, faccia sì che in quel momento della giornata addirittura venga stimolata la creatività. Secondo te, dopo tanti anni, è vero o non è vero? È Che hai vero, scritto?
aiuterebbe, in realtà appunto non è il mio caso perché diciamo, non ho sempre questa possibilità di farmi impiegare nella struttura, quindi io penso no, sia una cosa molto positiva. La prima volta che l'ho sentita dire è stata un'intervista di Alberto Gandolfini, che secondo me è uno dei più grandi scrittori che abbiamo viventi, e in effetti all'inizio quando lessi questa intervista scrivevo, sì, ma non scrivevo romanzi, insomma, sono passato attraverso, come abbiamo detto prima, varie forme di scrittura, da canzoni, musica leggera, commedie brillanti, sceneggiature, per cui molta scrittura funzionale. E non capivo bene questa cosa dell'impiegato della scrittura che si mette dalle alle in attesa. Pensavo all'epoca, insomma, dell'ispirazione. In realtà l'esercizio, il metodo, diciamo così, la coerenza, anche il rigore, no, servono meglio se sono, diciamo così, asserviti da un'ispirazione che chiaramente non può essere costante, servono ancora di più in fase di secondo, terzo, quarto, chiusura, sono famose laborine. In effetti si tratta molto ad un esercizio costante, più che a illuminazione notturna. Perfetto, vogliamo fermarci? Se magari ci sono domande. Benissimo, è l'invita. Sì, anche perché la mia domanda è collegata insomma a questo segno discorso che ti stavo facendo. Io sono molto sensibile al discorso dei tempi, dei luoghi in cui si può scrivere, cioè delle condizioni dell'ambiente, le condizioni proprio della situazione in cui ci si muove abitualmente, in cui si cerca il posto giusto e il momento giusto per scrivere. Quindi, siccome come donna credo che sia, considerando tutte le incombenze che possiamo avere nella giornata, oltre al lavoro, trovo sempre molto difficile trovare il tempo solo per me, per dedicarmi a qualcosa che mi piace in modo particolare, come la scrittura, perché io sono per le cose piccole, brevissime, anche di 60 parole solamente. E vorrei sapere, da Elio invece, come fa a conciliare veramente in modo pratico, e poi se ci sono dei riti particolari legati alla scrittura, non so, generi di conforto, metodi particolari, tipo ad esempio al computer direttamente scrive prima su carta, usa, non so, scaramanticamente una penna, è sempre quella, o a matita ad esempio. Non so, cose di questo genere. Grazie. Allora, sì, no, grazie a te. No, innanzitutto niente matite, niente penne, mi dispiace deludere gli amanti anche in questo caso del romanticismo, insomma comunque dello scrittore un po' vintage. In effetti senza computer portatile probabilmente non avrei mai cominciato a scrivere, proprio perché me lo porto un po' dappertutto. Bisogno del silenzio che in effetti dovrebbe essere la prima caratteristica per chi scrive, certo che ce l'ho, chiaro, però non deve essere un silenzio assoluto, può anche ovviamente essere intervallato da musica di ogni genere, che anzi, come dicevo, mi sembra in qualche presentazione, forse addirittura in un salotto letterario del quale ho conosciuto parecchi di voi, o comunque qualcuno di voi, dicevo che la musica è fondamentale per l'ispirazione, ma non solo, a volte è anche un po' un'arma a doppio taglio perché ti chiedi se quello che stai scrivendo ha senso soltanto grazie o sotto quella stessa musica, no? Per cui a volte ho paura di scrivere con la musica solo perché magari sento dei ritmi, sento che le frasi funzionano, che le vanno, ma magari proprio perché supportate la musica, ma in realtà insomma, non è ammissibile la pretesa che il lettore senta la stessa musica nello stesso momento, sebbene poi io i consigli per la colonna sonora li metta un po' ovunque, quindi
questo sì, però ecco, è fondamentale per noi che ci sia certamente la tranquillità, ma non per proprio il silenzio assoluto, e comunque sì, sono in quanto al computer o penna, riti, bisogno di conforto. No, stavo dicendo, immagino che utilizzando il computer starai sempre a salvare in qualsiasi supporto esterno onde evitare di perdere il lavoro, che sai, sulla carta, questa lì, certo, sono quelli che è scoppiato il computer, ho perso tutto. No, questo non ti io faccio questa cosa, spedisco immediatamente a mia moglie il tutto, cioè, appena scrivo, la mattina, insomma, più o meno per sempre la mattina, appena finisco la sessione di scrittura, diciamo così, spedisco immediatamente ad un altro computer, comunque ad un indirizzo, quello che ho scritto. E io però avevo visto Cetta che voleva parlare, non so se è tornata. Sì, è tornata. Intanto faccio una domanda io mentre Cetta si ricorda. Hai accennato alla questione della musica, quindi quello che all'interno del complice già messa la professione. Se tu non li eletti, ci dai qualche indicazione, anche se questo potrebbe creare dei problemi, perché se dai dei titoli che qualcuno non piacciono, potrebbe allontanare dai libri invece che avvicinarli, però possono dare qualche indicazione che ti piace. Certo, ma nel senso proprio dell'elenco delle canzoni o del genere, relativamente no. Forse una tipologia. Allora non è molto difficile questa domanda, perché come non sono monogamo neanche nella musica, e nel senso che se parliamo poi dei due romanzi, insomma, che ho scritto, ci sono atmosfere musicali molto diverse. Nel primo prevalgono i tangi di Gazzola, la Libertango, Oblivion, c'è anche il faccio con la musica leggera, c'è Daniel Rice con The Flowers Dodo, mentre nel secondo è un soundtrack un pochino più duro, che affianca di Subsonica e Black Sky Dynasty, Ribbon Blue, quelli di Battlewell, è anche un pochino più forse datato. Quindi però diciamo che praticamente io invece, dopo tutto quello che ti ho detto, ascolto quasi del tutto musica italiana in realtà. Per cui sì, traduttore veramente, decisamente. Daniel Rice, no, come assolutamente notevolissimo, quel pezzo in particolare proprio viene addirittura citato in La scena senza fiato. Anche perché fa parte del soundtrack di un film che è Closer, che insomma nella vicenda assume un'importanza fondamentale. Closer, sì, bellissimo. Diceva prima Colette, c'è anche questo che domanda che tu di cruciale. Ripassiamo la parola a Colette. Ciao Elvio, allora mi sono persa un pezzo di quello che hai detto perché sono scomparso. Comunque la mia domanda è questa: io ho letto tutti e due i tuoi libri e ovviamente ci sono degli svolgimenti che non siamo qui a dire, ma come ti arriva la storia? Cioè tu ti fermi lì e decidi di cominciare a scrivere, o ti arriva come un film? Non so se sono stata chiara. Arriva come una sollecitazione, nel senso che chiaro, non si decide di scrivere una storia, no? È la storia che arriva e quindi forse poi decidi di metterla su carta. Sono varie, diciamo così, le motivazioni, le sollecitazioni, come dicevo prima, che possono portare alla scrittura di una storia. Molto è vissuto, molto proprio no, molto immaginazione, ma comunque diciamo che penso che
il filtro delle emozioni sia ovviamente parte della vita, della vita emotiva di ciascuno di noi, che poi tentiamo di mettere su carta con i nostri filtri, le nostre modalità e caratteristiche di ritmo. Quindi sì, forse come un film non va bene, cioè ti arrivi come un film è benissimo. Grazie. Faccio un'altra conclusione velocissima, perché c'è questo scambio bellissimo tra l'estrema adesso e l'estrema con l'altra. Sull'estrem abbiamo un'altra carissima amica, salutiamo, tempo per me, che ci sta seguendo, e che ci ha mandato il soundtrack, la colonna sonora di questo, eccolo qui. La metto. Sentiamo. Nella chat. No, è il link che rimanda poi insomma all'altra pagina di Perché diciamolo, perché noi tutti, diciamo, buona parte di quelli che sono qui, Getta, Elenita, Lumière, Libriamo tutti Gea, ci siamo incontrati insieme a Elvio sulla pagina di Tempo per me Libri, dove abbiamo commentato il suo primo libro edito con Miraggi, che è Lasciami senza fiato, per questo che ci rimanda poi anche al salotto letterario, dove abbiamo praticamente messo in croce questo scrittore. No, è stato bellissimo, assolutamente, è il prezzo più piacevole di questi anni, diciamo così, da scrittore. Lasciami senza fiato, ho scritto tutto attaccato, sì. Così non lascia il fiato, no? Eh sì. Comunque, sì. No, mi fa piacere questa cosa della colonna sonora, sì, saluto, non so se chi sia Giuditta, forse, non so, che ha dato questo link al soundtrack, che in effetti è stata una cosa molto carina degli incontri. Perfetto, allora, quindi cominciamo a parlare di Lasciami senza fiato e anche del libro successivo, che è Wolfgang dipinto di blu. Io nelle domande che mi era appuntata ce n'è una che si collega anche con l'ultima domanda di Cetta e parla di film, e cominciava così: Forrest Gump, nell'omonimo film, seduto su una panchina con una perfetta sconosciuta, diceva: la vita è come una scatola di cioccolatini, non si sa mai quale ti capita. Leggendo i tuoi lavori sembra un po' di leggere storie che sembrano non dover avere nulla a che fare l'una con l'altra, o comunque con l'insieme. Il perno di tutto pare essere il caso, cioè tu sei lo scrittore del caso. Tu sembra mettere in collegamento tutte le persone, diciamo, i personaggi che sono coinvolti, e fa sì che la storia poi vada avanti e arrivi dove nessuno si aspetterebbe che si concluda. È il caso il segreto delle tue storie? E soprattutto, fa parte della tua cosmologia, del tuo modo di pensare? Cioè, per te la vita è un caso? Allora, alziamo, diciamo, ma soltanto come sinonimo, alziamo un po', ma il concetto è assolutamente lo stesso. Sostituiamo caso con destino, ma insomma non è che poi cambi tanto, e poi amplifichiamo con le coincidenze. Diciamo che sono stato sempre molto colpito dalle coincidenze, dal fatto che le nostre scelte siano, sì, magari per metà scelte, ma per metà anche scelte del tutto casuali, che poi portano ad altri incroci e a coincidenze ulteriori. Quindi indubbiamente mi interessa molto la tematica del destino, è una cosa che mi ha sempre un po' stregato, per cui mi sembra bella questa cosa delle storie, cioè è un po' quello che cerco anche da lettore, le storie che passano da lontano, e quindi non ci aspetteremmo mai di vedere all'inizio che le storie che poi più avanti arrivano ad unirsi. Credo che dietro questo ci sia molto cinema che ho visto,
nel senso che comunque non riesco a concepire un libro senza un'idea di regia, in questo senso. E quindi il regista può essere sì lo scrittore, ma spesso lo scrittore si mette, diciamo, sullo stesso piano di quello che possiamo chiamare caso o destino, quindi diventa un po' un deus ex machina che in effetti è un po' il burattinaio, no? E invece parliamo di personaggi. In una non tanto recente, però diciamo recente presentazione che hai fatto a Roma per Wolfgang Dipinto di Blu con Paolo Di Paolo, ci hai fatto tutti un po' sorridere. Io c'ero a Roma insieme a Cetta, e perché a un certo punto te ne sei uscito con un'affermazione: se non ci sono minimo 5-6 personaggi, una storia non vale la pena di essere scritta. E portavi esatto. Quindi ci sono però molti autori nella storia della letteratura contemporanea e anche passata che hanno parlato di questo loro rapporto con i personaggi. Uno contemporaneo che sempre con Cetta abbiamo visto negli ultimi tempi, che è stato anche lui ospite del salotto letterario, che è Giuseppe Aloe, sostiene che lui con i suoi personaggi un po' ci vive, e quindi nell'unico mese l'anno in cui lui si siede a scrivere i suoi romanzi, si siede e ascolta tutte le storie per poter vedere quella che poi trascriverà. Invece mentre per esempio un esempio un po' più famoso, che è Ennio Flaiano, parlava del personaggio di Tempo di uccidere come di un soldato che oramai gli era venuto quasi a noia, perché era lì che nonostante avesse scritto più racconti su questo personaggio, questo personaggio non svaniva, cioè non andava via con la storia, ma rimaneva lì, fino a che lui a un certo punto, su sollecitazione di Longanesi, decide di scrivere un romanzo e inserisce i racconti e ci costruisce attorno un intero romanzo che poi è diventato il primo premio Strega della Storia. Quindi io mi domando, ma i tuoi personaggi come interagiscono con te? Cioè ti torturano, tu li vivi male, li focalizzi durante la storia, focalizzi prima la trama, com'è questa dinamica? Allora, sì, mi piace quando si prendono più spazio di quello che è previsto, no? Nel senso che sono un po' anche facce dello stesso, cioè belle facce dello stesso prisma. È una definizione che non è mia, è di uno scrittore, che è Cosimo Palamini, che è uno scrittore toscano che vive a Roma, che insomma, ha pubblicato due romanzi e dell'altro, a mio avviso, e che dal quale insomma, ho avuto la fortuna di farmi presentare per entrambi i romanzi, sia per la scena senza fiato che per il profondo di tutti i video. E lui ha detto che tanti personaggi, sì, creano comunque un magma, un tessuto che è comunque emozionante, che riesce diciamo anche a raccontare la contemporaneità, ma che sono poi facce dello stesso ritmo. Per cui probabilmente questi personaggi che io mi diverto a pedinare, a far parlare ognuno con la propria lingua, con la propria voce, ma anche molto spesso in dei soliloqui, proprio flirtando con la contemporaneità, quindi magari facendo utilizzo di chat, di blog, di email, che molto spesso somigliano a dei veri e propri soliloqui, per cui il narratore alla fine si va proprio nascondendo e si confonde, confonde il suo ruolo, la sua voce con quella dei personaggi. Ecco, è chiaro che io che di lavoro, loro vedono ovviamente me nel momento diciamo della scrittura della prima chiusura, e quindi è un po' un corso a vicenda che è praticamente dato di più stimolante abbia mai sperimentato nella scrittura. Come dicevo prima, la scrittura per anni mi ha accompagnato, quella appunto relativa al teatro e al cinema è molto molto meno potente a livello di emozioni che ti dà mentre le scrivi rispetto a un romanzo.
e probabilmente ho voluto aspettare anche per esordire nel comando, insomma sono andato ad esordio a 40 anni tondi, però perché non mi sentivo sufficientemente maturo per questa forma, che devo dire una forma di rispetto, cioè più che scrittura funzionale, strumentale, vabbè, insomma, sai che comunque non tutta la responsabilità ricadrà su di te, puoi interrogare con l'attore, con il regista anche, con la povertà dei mezzi, i tecnici, no? Con la realizzazione, diciamo così, perché la scrittura è soltanto una parte del tutto. Il romanzo no, il romanzo inizia e finisce con te. Sì, ci può essere un più o meno robusto lavoro di editing, ma comunque è la scrittura è sentito, è chiaro che c'è molto di te e quanto di più vicino a te possa esserci, insomma, mentre tutto il resto di altre forme di scrittura somigliano comunque sempre a dei lavori di gruppo. Mi sono un po' allontanato dalla domanda, forse. E quindi insomma, ecco, quindi veniamo ai due libri. Ok, facciamo una presentazione veloce così che la gente possa capire di che cosa si parla. Sono due storie parallele, due storie diverse fra di loro, però molto simili. In comunione hanno il caso, tanti personaggi e più luoghi. Cioè le storie di Elvio Calderoni, almeno quelle che ho conosciuto io leggendole, iniziano sempre da due luoghi distinti e ci sono sempre i personaggi che si muovono da un luogo all'altro e attraversano una fase di cambiamento. In Lasciami senza fiato si comincia con un lui e una lei che si sono conosciuti a Roma e che però vanno fino in Friuli perché lei è originaria di quelle parti e vanno per prendere accordi per sposarsi e poi il caso deciderà quale sarà la fine del libro. Ma la domanda è, rispetto a tutto quello che mi hai detto fino adesso, quale dei personaggi di Lasciami senza fiato ti assomiglia di più e quale ti assomiglia di meno? Allora, Federico mi assomiglia di più e Clara mi assomiglia di meno, ovviamente, a tranne la corsa, insomma, che probabilmente è l'unica cosa che abbiamo in comune, ma di Federico mi somiglia molto la voglia di ecco, mettersi al posto del caso, cioè Federico ha un'idea, a un certo punto di romanzo in poi, vuole perseguirla, un'idea benefica, salvifica, che però è anche, se vuoi, un eccesso di presunzione, insomma, sembra un po' si sostituisce davvero al destino del caso e questa è una cosa che a volte, insomma, mi ha caratterizzato, cioè l'idea comunque di fungere anche da ponte tra le persone, di cercare di sciogliere alcuni nodi, è una presunzione che a volte penso di aver avuto, devo dire. Mentre Clara nei suoi eccessi ovviamente non mi appartiene, assolutamente, nonostante insomma capisca e quindi avendo probabilmente in qualche misura riesca a provare il tormento che di loro, e questo è anche, questa è una cosa che mi piace molto, anche la volontà di tradurre il tormento in passione, in amore, quindi riempire, cercare di riempire dei vuoti, i vuoti pieni di dolore, con forme forma nuova, forme positive. Io adesso mi fermo così faccio fare le domande. Sì. Ci sono. Allora, la prima la faccio io perché hai parlato di luoghi e poi ci siamo sentiti qualche giorno fa e io mi avevi detto di cercare delle foto che riguardavano Cila del Friuli, questo di cui si parla, e che tu cercavi del Friuli di Bologna. Le potete vedere tra l'altro alle spalle di Elvio Fondo, che sono un paio di foto che si alternano alle fotografie di Elvio. Volevo capire non se, è vero.
Non le vedi più, Elio? No, io no. Quando si dire, sì. Perché dietro di te stanno andando i cartelloni con le fotografie di tutti. Bello. Dottoressa, i luoghi hanno una funzione particolare oppure avreste potuto scegliere due altre città? Cividale avrebbe un motivo particolare, Bologna avrebbe un motivo particolare, quindi sono funzionali alla storia, oppure avreste potuto scegliere un altro paese del Friuli, del Veneto, della Lombardia, e la, cioè, avrebbe funzionato tutto lo stesso? No, 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 certo, anzi, credo che senza Cividale, senza le scarse ore che ho trascorso a Cividale, non sarebbe mai nato Lasciami senza fiato. Io nel 2009 non avevo intenzione di scrivere un romanzo, cioè non era nei miei piani esattamente. E invece ho fatto un viaggio in Friuli, insomma, per me l'ho girato un po' tutto, e il giorno prima di partire sono passato da Cividale. E devo dire che mi ha pregato, perché è una piccola cittadina, molto piccola, che però ha un'atmosfera veramente particolare. Tra l'altro ci sono, ho capitato nella settimana dei corsi di perfezionamento musicale, dove praticamente da ogni finestra, da ogni camera vengono giù note di tutti i tipi. È una città longobarda, ha dei segni evidenti della sua, si è mangiata la Lugana, come no, anche gli strutti, in certo un po' vero, però è stata veramente, cioè secondo me è una città incantata. Poi sono tornato l'anno dopo, due anni dopo, quando poi l'anno è uscito, e veramente sono il mio primo pensiero perché vorrei presentarle lì. È un posto un po' incantato, un po' misterioso, ha anche dei cunicoli sotterranei, veramente pieni di enigmi. E a questo punto con dei bardi molto belli, l'oratorio di Santa Maria della Valle, il ponte del diavolo, anche questo hotel di suggestioni che è un posto fondamentale per il romanzo. Quindi no, sicuramente senza Cividale del Friuli io non avrei mai scritto Lasciami senza fiato, perché sono tornato da questo viaggio veramente pieno di visioni, di immagini. Quanto a Voltando il punto di blu, la risposta è molto simile, perché quando nasce proprio come omaggio di una città che amo, che è Bologna, e quindi senza Bologna sì, posso dire esattamente la stessa cosa, non avrei proprio scritto il libro. C'è una prenotazione da Ariana, prego. Sì, anche a questa domanda, anche se in realtà più che una domanda forse è un'osservazione, è collegata a questo discorso dei luoghi, perché quando ho letto Lasciami senza fiato e poi ne ho scritto la recensione che tu conosci, mi sono soffermata sicuramente sull'aspetto psicologico dei personaggi e avevo attribuito a loro degli aggettivi, no? Che li inquadrassero in qualche modo, ed erano tutti aggettivi che avevano un prefisso di negazione secondo il mio punto di vista, per come li avevo visti io. Poi avevo osservato anche che è un romanzo dove i luoghi hanno un'importanza strepitosa, perché sembra proprio di camminare per quelle strade, di vedere quei posti a Cividale più che a Roma, per la verità, anche perché la gran parte della storia si svolge a Cividale. Adesso pensavo, mentre vi sentivo parlare, invece al non luogo, all'importanza del non luogo come invece luogo virtuale, perché una parte della storia è determinata dal non luogo della virtualità. E quindi ecco, niente, era solamente questa osservazione, questa ulteriore componente di questo romanzo che veramente lascia senza fiato fino alla fine. E se devo fare una domanda ti chiederei perché, che importanza ha questo non luogo rispetto ai luoghi invece. Grazie, no, grazie per questa domanda, perché in effetti sì, è indubbio che noi siamo qui oggi, no? Quindi è un po' una delle palesi quotidiane, dimostrazioni che il virtuale ha decisamente ridisegnato, insomma, in maniera netta, la mappa dei rapporti interpersonali. E mi piaceva fare una riflessione su questo.
in un luogo diventa, forse nella mia immaginazione, non so, però una condivisione di luoghi, un azzeramento della distanza e quindi anche un unico luogo possibile per essere condiviso. E, forse tutto un luogo o un altro luogo è un'alternativa, certo, come il virtuale in effetti può essere un'alternativa reale e quanto poi è stridente quando le due cose vengono a contatto, quando poi ci si rende conto che molto spesso la persona o le persone con la quale crediamo di interagire così tanto, così bene, così forte, magari si rivelano non inferiore alle aspettative, ma ci costringono a fare i conti con quanto di noi abbiamo messo in questo rapporto, quanto della nostra immaginazione e quindi magari quanto poco spazio abbiamo dato all'altro. Ma questa è la parte negativa. Ovviamente la parte positiva è tanta, è enorme, ed è quella veramente che questa modalità ha creato molto distanza, ha potuto avvicinare veramente milioni di persone che altrimenti non si sarebbero mai conosciute e venendo anche a creare insomma, dei rapporti forti, importanti e pieni di diversità, di ricchezza in un certo senso. Non luogo che diventa tanti luoghi. Guarda qui. Sì, sono qui. Sì. Allora, parlando del discorso dei luoghi, io quando ho letto il primo libro, Lasciami senza fiato, con quella descrizione così minuziosa dei luoghi che tu fai, per un attimo ho pensato che magari, non ti conoscevo ovviamente, che tu avessi fatto, che so, l'agente di viaggio o cose del genere, perché la descrizione era veramente minuziosa. Poi, nella realtà, nel secondo romanzo, pur dando ampio spazio ai luoghi, cambi leggermente il linguaggio si evolve, e questo te l'ho anche detto, però ecco, la cosa che rimane impressa è appunto questa tua passione per i luoghi, questa descrizione. Considerando che il primo protagonista del primo libro era un fotografo, c'è la fotografia nella tua vita come passione? Questa alla fine era la domanda. La risposta potrebbe suonare secca, no. No. però sensibilità del fotografo però c'è nella tua descrizione, c'è sì. Proprio quel tipo di sensibilità. Diciamo che la parte che lega Alessandro, che è un romanzo della fotografia, è forse la parte meno convincente di lui, nel senso che è quella che si attacca alla rappresentazione della realtà. Lui fugge verso la fotografia perché in qualche modo deluso o comunque ingabbiato, non so, più versi dalla musica. Ma non si fugge dalla musica, insomma, come non si fugge dalla passione, e lui ci prova, e prova quindi a sostituire la sua realtà, il dito, quello che sente dentro, con una rappresentazione della realtà. Mi serviva questo scarto e l'ho identificato con la fotografia, però mi è più personale, insomma, nel senso che mi piacerebbe anche, ma non ho quella passione per la fotografia. Grazie per la fotografia insieme. Arrivata allora un'altra domanda da web, l'ha mandata a tempo per me, quindi Lisa, che chiede: su cosa hai più lavorato tra il primo e il secondo libro a livello di scrittura e di stile? Torniamo quindi alla scrittura. Allora, il primo è indubbiamente più compatto, più spontaneo, il lavoro di riscrittura è stato davvero minimo, è venuto proprio così crudo, un po' di getto. Poi certo, giustamente sono state, è chiaro, però comunque la storia è un nucleo molto denso, molto più compatto, ecco così. Per Wolfgang no, per Wolfgang è stato un po' più
importante il percorso dall'inizio della storia alla, alla fine, insomma, alla completazione. Adesso ci sono stati molti miglioramenti, non peggioramenti all'interno della storia, anche all'interno della lingua. Come diceva prima anche Sercetta, in effetti sì, io noto anch'io, insomma, mi sento bene, magari dall'ultimo a poter fare un commento nei libri, però noto un'evoluzione linguistica, un uscire fuori, diciamo così, dalla, anche dal cinema, se vuoi, lasciamo senza piano per certi versi il cinema puro, verso, cioè, concedere di più alla letteratura, alla pagina scritta vera e propria. Poi ecco, proprio il punto di vista rispetto alla scena passata è un romanzo più di accadimenti, di eventi, eventi che non sono soltanto piccoli e personali, ma che poi si mettono in gioco anche attraverso la storia recente, cioè anche dall'anti di terrorismo, si sfiora il G8, quindi comunque riescono un po' ad appartenere a tutti, e quindi il territorio è un po' più delicato. Bisogna risultare credibili, insomma, no? E quindi c'è stata molta più attenzione probabilmente nel secondo rispetto al primo. Il primo comunque, ripeto, è venuto fuori in maniera molto più totale, più completa. Per me sia soddisfatta. Adesso una domanda io, perché proprio il momento che sentivo alla radio dietro l'orchestra, diceva che più passa il tempo e più nel dirigere si sente insicuro e ha bisogno di curare meglio i particolari piuttosto che di lavorare di più su quello che sta facendo. Devo sapere se per te è successo questo, quindi legato alla domanda di tempo per me, che è quello che ti ho detto, il primo è venuto fuori il getto, il secondo è venuto sollevato di più. C'è anche la voglia di fare meglio e quindi questa insicurezza il desiderio di, legata al desiderio di migliorare. Assolutamente, assolutamente, è chiaro che ti senti comunque in dovere di non deludere nessuno, fossero anche quattro lettori, insomma, no? Non è importante il numero, 4, 40, 400, 4 milioni, ma come tu, il concetto è assolutamente lo stesso, e chi ti dà fiducia per il primo libro entra con te in un percorso, non sei più solo, da zero al primo libro è un conto, dal primo al secondo è un altro, quindi è chiaro che hai una mole di insicurezza in più, paradossalmente, insomma, non dovrebbe essere più esperto, più sicuro, no, naturalmente sei infinitamente più monogamo per tornare all'inizio, no? Nel senso che hai paura di tradirlo il lettore, hai paura che non si senta più preso per mano e che dire questo che cosa ho scritto, allora cominci a rivedere anche le mie opinioni sul primo. È molto facile, a me da lettore è arrivato molte volte che il secondo libro mi peggiorasse anche la visione del primo, insomma. Ma non la volta. Sì, certo. Ok, finite per il momento, dopo eventualmente continuiamo. Perfetto. Allora, visto che stiamo procedendo per blocchi, parliamo anche di dialoghi. Nella scrittura di Elvio Calderoni i dialoghi sono una componente abbastanza importante del libro. Ci sono dei libri che sono soltanto narrati in terza persona, invece nei libri di Elvio esistono due tipi di dialoghi. Uno è un dialogo standard, quello che si trova normalmente nella narrativa, e l'altro è molto legato al mondo dei computer. In Lasciami senza fiato c'è una componente addirittura abbastanza forte che si fa si diventa specchio, no? Tra le scritture dei blog, cioè quello che i protagonisti scrivono sul blog, e la scrittura di chat. Stessa cosa, più o meno, diciamo, la componente computer è presente anche molto, e rete, ecco, è presente molto anche in Wolfgang dipinto di blu. Domanda: quanto la rete impatta sulla tua vita, e se di rimando questa cosa è presente, chiaramente riportando quasi come nota autobiografica,
nella tua scrittura e nei tuoi libri? Troppo. Un po' troppo, secondo me. L'ho presa bene, l'ho presa in pieno, l'ho andata. E molto spesso sono attento di disintossicarmi, perché comunque mi rendo conto che non fa bene, a piccole dosi tutto fa bene, insomma. E io molto spesso risulto smodato, cioè la moderazione sì, in tante cose non appartiene, in altre no. Per farti un esempio molto stupido, però molto recente, che magari può aiutare a capire, cioè, l'Italia in questo momento è molto presa non tanto dalle elezioni, ma da rasoio. Praticamente penso che uno su due giochi a rasoio in questo momento. Ecco, io ho iniziato pochissimo tempo fa, 12 giorni fa, e ho iniziato in maniera molto smodata. Cioè, il giorno prima dicevo a maniera che per un'unesima cavolata sono stato immune dal sudoku, tutte queste cose qui sono nemmeno assolutamente riguardato, però questa che aveva qualche connessione in effetti con la rete, ma è troppo tardi per sfidarmi, ho detto basta, adesso arrivo. Quindi 10 giorni fa ho detto vabbè, proviamo, e non si può fare, cioè perlomeno per uno come me che diventa ossessivo e compulsivo non è assolutamente il caso. E ieri ho detto basta, ho fatto un annuncio pubblico su Facebook dicendo che avevo giocato l'ultima partita un'ora prima, e per ora non ho né lucidi né crisi d'astinenza, quindi da qui. Però ecco, questo ti fa capire come in effetti tutto quello che ha a che fare con no, non riprendo assolutamente, lo escludo completamente, anche perché è veramente un po' scemo, cioè adesso diciamo, non è perché stai dentro i tunnel, ok, ma poi veramente infatti, le parole sono a mio avviso completamente inventate, no, ma se non hai mai provato non provare, non porta a nulla, non porta a nulla, rallenta molto i ritmi, non dico di scrittura, proprio di azzera, ma di lettura anche, cosa che proprio non mi perdonerei. Il tempo è poco, non si può sprecare veramente. Sì, Alexandra si oppone a questa tua visione. Alexandra si oppone ai Caroliere Scarabeo, sì, sono utilissimi, ma io sono d'accordo, ma questo... È il vocabolario che contengono, che non, quelli moderni, che non va molto bene. Mamma mia, veramente, certe parolacce, esatto. Certe le inventano, certe le inventano, poi a volte per vincere venivano poi delle parole obbrobriose, io all'inizio non sapevo che poi l'avversario le leggesse. E invece però facciamo una domanda, indisponente, ma se Elvio Calderoni avesse un programma di rete e avesse la possibilità di o scrivere sulla chat o di scrivere su un blog, quale forma di scrittura sceglierebbe di più? Una e l'altra. Esatto. Te la faccio perché ultimamente anche con i lettori del mio blog si è parlato di scrittura e di democrazia. C'è chi sostiene che la scrittura sia una forma di democrazia, c'è chi sostiene invece, come me, che la scrittura è la forma meno democratica di espressione. Quindi, in teoria, la chat è un qualcosa che tu vivi in tempo reale, e quindi, in conseguenza, tu parli e qualcuno ti risponde in tempo reale, è un discorso che si costruisce insieme. Il blog, fondamentalmente, è una forma quasi di dispotismo. Io scrivo e poi, se tu vuoi, dopo, quando avrò pubblicato, risponderai. Certo, no, ma infatti poi non hai proprio il rapporto uno a uno, no? Sì, sicuramente è un discordismo che mi interessa più tanto, cioè rispetto alla chat. No, se dovessi scegliere assolutamente chat, non blog. Cos'è che non hai capito, Aquila, della notte? La domanda che ho fatto io? Quella parla?
La differenza tra le due forme di scrittura è soltanto questa, che diciamo, la forma più vicina alla democrazia è quella dove chi espone il pensiero può interfacciarsi in tempo reale con chi legge e che quindi può anche interagire con chi sta parlando. Mentre nel caso in cui tu scrivi, fondamentalmente fai un monologo e quindi di conseguenza chi ti legge alla fine deve, come dire, prende il tuo discorso per net e si può rispondere nel caso del blog sui commenti. Nel caso di un libro purtroppo non lo può fare, a meno che non trovi l'autore. Dice, potrebbe, a quella della notte dice, potrebbe essere vista anche all'opposto. La scrittura ti dà il tempo di approfondire e di interpretare. Sì, però comunque in ogni caso l'autore ha già detto la sua e tu non è lì, è ferma, scritta, non democratica. Perfetto, andiamo avanti? Sì, sì, certo. Ok, allora, tornando, diciamo, a una, diciamo, facciamo una domanda che sembra uguale alle precedenti, ma che ha una radice diversa. Secondo quello che ci siamo detti questa sera, perché un lettore dovrebbe scegliere di leggerti? Domanda secca. Ah. Perché un lettore, allora, per un po' di marketing di te stesso. Sì, non fossi bravo, lo farei. Allora, ma diciamo perché credo che il lettore non vada proprio in giro, no? E quindi troverà, penso, spero, delle storie credibili nella contemporaneità. E però non basta, diciamo così, la credibilità, ma spero che nei miei romanzi, nelle mie storie, ci sia sempre un plus di emozione, indubbiamente, che è la cosa per cui si scrive, ma anche di struttura, cioè di regia. Quello che dicevamo prima, no? Il fatto comunque di avere tanti personaggi, un montaggio spesso incrociato con le vittime, spesso anche le modalità del cinema stesso, obbliga un po' il lettore a fare anche dei raccordi, a tenere un po' le fila della vicenda, quasi andando in giro con gli schemini, come ho scritto proprio al salotto letterario che citavamo prima, quando mi sono presentato invece i 10 buoni motivi per non leggere i miei romanzi, un gioco molto, molto carino. Tra l'altro ha provocato scompiglio presso un sacco di gente che mi ha telefonato, ma che cosa è successo? Chi è che ha scritto quella cosa? Ho detto, no, tranquilli, tutto io. È un modo carino per parlare del libro, insomma. E quindi, ecco, sì, qualcosa che tenga avvinto il lettore dall'inizio alla fine, senza troppi tempi morti, spero, mi sembra proprio di no, ma questo. Sto attento anche come lettore, spero come scrittore di non risultare mai prolisso. I motivi per non leggermi, Giovanni, sono, se vuoi te li linko, se riesco, però ovviamente sono anche vecchissimi, no, è vero, sono assolutamente, allora, se adesso proverò a linkarveli, sono molto carini. Ma se io ti dicessi, se io dicessi che il motivo più facile per dire perché leggere Elvio Calderoni è perché in fondo tutti i suoi libri ti lasciano senza fiato? Certo, va benissimo, è assolutamente, è la più giusta questa. Poi non lo so, dimmi tu. No, per me è così, credo che anche per gli altri. Avevo visto una domanda, forse imparafacile. Sì, volevo tornare sulla questione di social, mentre Elio cerca le... Ah, ecco, le come li leggo in casa, è un bellissimo post quello.
volevo sapere come utilizza i social network, perché adesso lo vedo attivo su Facebook e su Twitter, però mi pare da poco tempo, io ho dato uno sguardo troppo veloce io, e se c'è un utilizzo strategico, oppure se l'hai fatto sull'onda del lo fanno tutti, allora lo faccio anch'io. Quindi l'utilizzo di social network in genere, se ti segue su Facebook e su Twitter, che cosa utilizzi altri? Allora, Twitter, sì, no, ma hai ragione, recentemente, comunque non in maniera sistematica, Facebook in maniera quotidiana, utilizzo anche, non so se può essere considerato un social network, Tumblr, che si vediamo così, sì, non è molto interattivo, però lo mettono in mezzo, in quella categoria. Sì. È un hobby, lo possiamo mettere? Sì, certo, sì, sì. Oh. Sì. Skype no, non lo mettiamo con social network, no, direi. E tornando alla questione di prima, prendendo anche la domanda che aveva fatto Aquila e l'intervento di Rock, non so sulla questione democrazia dei vari strumenti, io ho l'impressione che ce ne siano alcuni che facilitano la condivisione e altri un po' meno, e che detto questo poi fa molto il carattere delle persone nel condividere o nel non condividere. Vale questa cosa anche per Second Life è un social network e noi in questo momento lo stiamo usando così, però nulla impedisce a una persona di fare su un avatar e di non parlare con nessuno. Stessa cosa vale per Twitter, per l'account segui un po' di persone che ti interessano e non mandi mai in mezzo in Twitter. Però non so se questa capacità di creare relazione, di creare condivisione degli strumenti li renda anche più o meno democratici. Vabbè, la discussione sulla democrazia della scrittura è una discussione estremamente filosofica, non è che poi è proprio riconducibile a qualsiasi pratica, a qualsiasi praticità usuale. Però in effetti era, cioè, io che comunque faccio la blogger la vivo un po' così, cioè lascio aperto tutti i commenti, però in effetti una volta che io ho pubblicato una recensione o una mini recensione sui dal libro che sto leggendo, fondamentalmente ho fatto un atto di forza, perché il mio commento si legge in prima pagina. Per leggere il commento di chi mi commenta bisogna entrare dentro la pagina del post. Quindi, sicuramente il blog rispetto alla chat o a Facebook mette la persona che scrive in una posizione che non è quella di tutti gli altri, su questo sì, però anche su Facebook e su Twitter vedi che le posizioni delle persone non sono più uguali. Esatto. Te la guadagni in un altro modo, quindi te la guadagni. Magari ci organizzi una serata su questa discussione. Faremo una serata discutendo della democrazia della scrittura. È sempre democratico, tant'è che non sei mica obbligato a leggere. Però nel momento in cui hai scritto. Ho sentito molto basso. Chiedo scusa, dicevo, rispondevo a questa storia, a questo tema della democrazia, del blog piuttosto che della chat. Mi sembra che sia un po' forzata, però volendo forzare l'argomentazione, forziamo. E allora dico che è assolutamente democratica qualunque forma di espressione, perché nessuno è obbligato a stare a sentire, né a leggere, né a preoccuparsi di quello che qualcun altro pensa, e di fatto quello che succede grosso modo nei social network. Sì, morendo sì. Anche questo è un punto di vista interessante. Leggo, scusate, per le persone che stanno scrivendo da un web e che naturalmente non vedono quello che sta succedendo nella chat, leggo alcuni commenti. Parto da Maria, che dice che si fa anche questo governo democratico, e Gea poi in realtà porta l'argomento che faccio sul binario più corretto.
cioè è un testo commentativo il blogger, mentre la chat no, quindi si sta parlando di tutto il testo, anche chi dice se questo è un riferimento alla cosa che dobbiamo saper rispondere, in questo caso la divina commedia, ma ora il libro che è stato reale allora, filosofica. E Alessandra che diceva nell'ambito di blog, il blogger è il comandante, può anche decidere di censurare il commento di locale, quindi questo quindi ha un potere che invece i commentatori non hanno. Barbara dice è proprio qui tra le potenzia, per scrivere quello che vuoi per scrivere l'altro per me e da pensare che puoi farlo. Siamo passati di parlare ad un altro livello, in questo caso non stiamo parlando di democrazia. A questo punto bisogna smettere di chiudere la porta chiave, perché se no uno non può entrare in casa. Non ho capito, sì, no, non capisco molto questo argomento. Semplicemente si voleva mettere in rilievo il fatto che nel blog c'è una persona che ha un potere rispetto a chi commenta, che invece viene annullato nel chat, nello scrittore della professione bella. Volevo mettere, per il giornale non si può avere, no? Hai detto, hai usi Tumblr, ma non usi, non hai un tuo blog o un tuo sito. Sì, il blog ce ne sono pure troppi, nel senso che a parte c'è quello su Tumblr, che è diciamo quello più o meno ufficiale, e poi ogni romanzo è il suo. Ma diciamo, non ti sento bene. Mi devo perciò anche un paio di parole tue, continua pure. No, niente, come ti dicevo, c'è un blog più o meno che raduna un po' tutta l'attività legata ai libri, che è appunto quello su Tumblr, che porta il mio nome, e poi ci sono quelli dedicati ai singoli romanzi. Sì, io ho messo prima i link per quelli della questi. Ci sono altre domande che non dovrebbero da qui? Sì, perché non li ho ricevuti. Pure, Elvio, c'è una domanda che non dovremmo fatto e che tu avresti voluto che facessimo? No, vorrei... No, mi piacerebbe sentire un po' tutte... Fatti una domanda. No, non è la questa, senso. No, è chiaro, ho capito. Mi piacerebbe sentire la voce o le parole, insomma, scritte di ognuno dei presenti, insomma, per sentire un po' quello che pensano, che stanno pensando. Ma no, non ho una direzione particolare verso la quale voglio far andare la conversazione, assolutamente. Però una domanda la possiamo fare a quelli che sono presenti. Quanti hanno letto i tuoi libri? Sì, infatti. E quali? E chi ha vinto? Io amo moltissimo Volpango, moltissimo, vero. Mi è piaciuto anche Lasciami senza fiato, tanto lo sai, ma Volpango mi ha rapito il cuore. Grazie. Prego. Lumière dice io... Leggo sempre per quelli che stanno su web, che lui certo. Ha scritto Lasciami senza fiato, che l'ha letto, mentre in programma la lettura di Volpango. Poi... Anche Renita deve leggere ancora Volpango. Tra l'altro approfitto adesso anche per mettere quelli o i due book trailer, così potete andare a vedere. Anche il book trailer di Volpango è molto molto bello. Allora, visto che c'è un attimo di silenzio, sì, ma arrivare a Mirage Edizioni
a te come autore, come è stato, visto che sono un gruppo estremamente creativo? Le tue copertine sono coperte da una carta, quella da pacchi, con una bellissima immagine che riflette poi l'immagine della copertina. Sì. Ma dimmi. Com'è stato stare a contatto con questo gruppo? Intanto è stato bellissimo trovarli. Io era un po' che giravo per cercare un editore adeguato, ovviamente insomma bocciando tutte le proposte a pagamento che sono arrivate, perché insomma le clienti si sa quello è all'inizio. Ho aspettato e dopo un anno è arrivata la proposta giusta, cioè Miraggi in effetti è un editore che io augurerei ad ogni esordiente per l'entusiasmo, la passione che mette nel seguire un libro. Cioè, la cosa bella è che proprio la temperatura del loro gradimento è perché pubblicano esclusivamente quello che a loro piace, e questo mi sembra insomma sia un metro abbastanza infallibile, soprattutto per le case editrici indipendenti. Nel giro di 2 anni sono cresciuti tantissimo, ma insomma ci ho creduto fin dall'inizio, e cioè, credo tantissimo proprio nel loro progetto, e cioè, loro stessi mi dicono: vabbè, tu ormai sei maturo per noi per fare il salto verso altri libri, ma a me in realtà non va tanto questa cosa, cioè, nel senso che mi piacerebbe, ecco, in questo molto monogamo, e continuare con loro, cioè crescere anche insieme, perché veramente siamo una bellissima realtà in continua espansione, quindi no, un bel clima ovviamente. Possiamo dire che come autore, cioè, da autore che consigli anche ai nuovi scrittori, tu consiglieresti iniziare da un grande editore o da un piccolo editore o da un medio editore, perché forse il meglio lo possiamo mettere nella categoria dei medio editori, medio grandi. Certo, direi medio va benissimo, nel senso, ma anche piccolo va benissimo, basta che non sia un editore finto e che garantisca, al di là del non pagamento, che mi sembra comunque la prima cosa, garantisca la distribuzione, quello poi in realtà è il problema principale, no? Quindi uno può essere piccolo e animato da grande passione, però oltre alla passione di intraprendenza, di trovare i canali giusti per essere credibile e quindi farsi distribuire. Il grande editore, anche venendo a contatto con altri scrittori, in effetti sì, è sempre un banco di prova importante, ma c'è anche il rischio di essere uno dei tanti, anzi uno degli ultimi, all'interno, no, di una grande catena editoriale, per cui è chiaro che si è seguiti come si vorrebbe, cioè immagino che un esordiente abbia voglia di fare presentazioni, promuovere, eccetera, eccetera. Beh, mi è capitato di sentire discriminanze di scrittori esordienti con case editrici molto molto grandi che comunque erano tenuti a farsi delle presentazioni da soli, cioè organizzarsi un po' da soli, essere il proprio ufficio stampa, esattamente come accade con case editrici piccole, perché alla fine dipende un po' quanto ci investi, insomma, emotivamente sul esordio, quanto arrivare a una casa editrice top in Italia è qualcosa che ti rappresenta un sogno e che a volte potrebbe risultare, altre volte assolutamente no, è un sogno ed è un sogno che continua dal momento in cui il libro esce e va bene, ma altre volte potrebbe invece essere un piccolo traumi. Prima per un commento che è arrivato ancora da web, dicevo, ho letto entrambi i romanzi, ho letto entrambi i romanzi, sviluppando una maggiore maturità stilistica e una maggiore riflessione sui temi del reale, e non solo per tutti i libri che mi lasciano sottotitoli. Questo è il primo punto che ho fatto. Mentre io ho un'altra curiosità, arrivano le note ancora al tempo, perché il confronto con Nervio sulla carta di vicini d'arte, di grandi e di grandi disponibilità nel confronto del sport, anche per Miraggi, andate a vedere. E questo lo sottoscrivo anch'io. Decisamente.
anche il link ecco qua per la divisione. Ma vi parlavo prima del lavoro dell'editor. Volevo sapere se nel tuo caso è stato fatto un lavoro profondo dall'editor, intanto se c'è stato un editor che ti ha cercato, che cosa ha fatto, oppure non c'è stato, non c'è stato anche tu, se ti è stato utile. Sì, come no, sì. C'è stato un bel lavoro di equipe, direi, nel senso che per Lasciami Senza Piano abbiamo lavorato io e il direttore editoriale, e per Volfango di Tutto di Più siamo diventati tre, nel senso c'era un primo lettore, diciamo, si chiamiamo editor, e poi... Come no, Alessandro Veduto, che è il direttore editoriale, e Corrado Ferri, e ancora Alessandro Veduto per Volfango di Tutto di Più. Ma sai, il learning è sempre qualcosa di appassionante, in cui ti metti un po' in gioco tutto, no? Cioè l'adrenalina di essere magari a pochi mesi, poche settimane, poche dall'uscita, e di poter ancora cambiare carte in tavola. È un momento anche quello molto creativo, soprattutto quando sei alla fine, l'hai letto, non sai, sei talmente dentro che non sai se veramente tutto torna. Ai momenti in cui diciamo questo è il più bello che abbia mai scritto, e altri che dice no, ma forse non funziona. Cioè, a volte telefonavo a Sandro, il direttore, dicendo ma ti sembra normale che, e magari per esempio mi mettevo nei panni del lettore smaliziato, cinico, distaccato, che poneva degli interrogativi sul plot, magari sulla verosimiglianza, no? E lui mi assicurava, ma no, tranquillo, non è che è un poliziesco in cui delle cose devono tornare, ma è comunque un romanzo che è riconducibile del tuo stile, che anche se magari tratta, a volte flirta col giallo, o tratta temi, come dicevamo prima, quasi sociali, sono comunque romanzi che diciamo, fanno capo alla sfera specificamente sentimentale, personale, introspettiva, per cui comunque non è il caso di farsi troppe domande, troppi quesiti cerebrali sul plot. Però ecco, è proprio grazie a questo lavoro di tutto che poi gli ubi si superano e le cose poi capitano e succedono e si va avanti. Chiarissimo, grazie. Ci sono altre domande? C'è qualche altra osservazione, qualche intervento? No. Il momento, la chat tace. Colette, cosa da dire per chiudere? Volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare Libriamo Tutti per questo spazio, volevo ringraziare Elvio per essere stato con noi questa sera, per essersi prestato anche a questa tempesta di domande. Grazie a voi. Lo ringrazio anche di aver parlato più della presentazione di Roma, in cui ha parlato pochissimo, e ringrazio veramente tutti, compreso Impara Facile, e niente, è stata una bella esperienza. Grazie a te, Coletti. È arrivata una domanda, un po' per il tempo massimo, ma magari veloce, e riuscire a dare una risposta. Elvio, proprio secca. Sempre a tempo per me, non so se Elvio ha letto il contributo di Giordano a lettura, immagino che sia il inserto. L'editor per lui è madre o padre? Questa è una bella parola di due uomini. Per me l'editor è padre. Risposta secca. ti ringrazio anch'io, Elvio, per questa domanda. Grazie a voi. Molto quando gli scrittori vengono e quando vengono per vedere cosa si può dire, ci divertiamo anche di più. Spero che vi sia fatto bene in questa compagnia di Nato, insomma, che ha fatto il computer, che decidono di ritrovarsi per fare una chiacchierata. Assolutamente. Quindi il mio ringraziamento primo, vabbè, Elvio per essere venuto, Colette perché è stata lei che poi ha invitato Elvio e poi si è presa.